Buongiorno a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di Defa Cosmetics, brand italiano di make-up nato dalla creatività di due giovani siciliani con la mission di far sentire a proprio agio ogni donna, proponendole una linea di prodotti professionali e performanti con una grande attenzione alle materie prime e agli ingredienti utilizzati. I prodotti Defa sono infatti realizzati e formulati con ingredienti naturali, 100% made in Italy, vegan e cruelty free. Già tempo fa, qualche mese fa, ho dedicato un video ad alcuni prodotti che ho ricevuto dall'azienda. Vi metterò eventualmente il link a questo video giù nell'info box. Prodotti che mi hanno davvero colpito, entusiasmato, in particolare il blush e gli ombretti. Si tratta di un brand giovane, ancora poco noto, ma assolutamente molto molto valido, e già in quel video vi ho anticipato che l'azienda stava lavorando ad una linea di rossetti opachi. Bene, questa linea è pronta e sarà disponibile tra pochi giorni. La nuova collezione infatti di Velvet Matte Lipstick, è composta da 12 rossetti, quindi 12 tonalità diverse, sarà disponibile dal 20 di ottobre. Questi rossetti avranno un costo di 16,90 euro, ma ci sarà una promo legata al lancio, una promo del 10% fino al 31 di ottobre. È sfruttabile ovviamente. Li potete acquistare sia sul sito defacosmetics.com che presso i rivenditori del brand. Trovate una pagina sul sito con la lista dei rivenditori sia fisici che online. Si tratta quindi di rossetti dal finish opaco a lunga tenuta, come abbiamo detto made in Italy, vegan e cruelty free, formulati perciò senza siliconi, petrolati, parabeni, PEGs, ftalati, edita, OGM, olio di palma, alcol, fragranze sintetiche, eccetera eccetera. L'elevata presenza di oli nella formulazione, erigeno, albicocca, semi d'uva, argan e polvere di riso, vanno a mantenere l'idratazione, la giusta idratazione sulle labbra, annullando la sensazione di secchezza e rendendo appunto il rossetto leggero e confortevole sulle labbra. Li ho provati in questi giorni e posso sicuramente dirvi che hanno una texture di quelle che piace a me, una texture bella densa, compatta, corposa, ma assolutamente semplice da stendere, una texture che quindi non è particolarmente cremosa e che lascia sulle labbra uno splendido effetto vellutato. Di sicuro è quel tipo di texture che ha bisogno per una buona resa di labbra ben idratate, quindi diciamo che per fare un paragone, tra i rossetti Mulac e i rossetti Nabla somigliano di più ai rossetti Mulac, perché proprio per via di questa texture comunque densa e corposa, e quindi vi consiglio di utilizzarli quindi su labbra ben idratate o magari di fare uno scrub prima di indossarli, perché hanno questa texture corposa, però l'effetto finale è di quelli che io amo, perché è un effetto veramente vellutato che avvolge proprio le labbra. È bellissimo l'effetto finale insomma di questi rossetti, che hanno una pigmentazione estrema, cioè coprenza totale con una sola passata di stick sulle labbra, hanno una durata anch'essa estrema, cioè non sono uno transfer, però a me durano inalterati da pasto a pasto, mantenendo inalterato anche la sensazione di comfort, proprio perché la formulazione è ricca di oli. Il finish è sì opaco, però appena applicati per un po' insomma rimane un velo di luminosità sulle labbra che via via si attenua con il passare delle ore, e hanno una piacevole profumazione delicata di vaniglia. In realtà secondo me si avverte un po' anche nel profumo proprio il profumo degli oli naturali contenuti appunto nella formulazione, ma in modo assolutamente delicato. Io ho ricevuto da provare 4 rossetti, quindi 4 delle 12 tonalità. Vi mostro subito il pack del prodotto, che è molto carino. Esternamente i rossetti sono contenuti in questo scatolino in cartone nero satinato con il logo Defa e questo motivo geometrico sfaccettato ad effetto lucido che ricorda le facce di un diamante. Il pack invece vero e proprio del rossetto è questo, semplice, molto sobrio, molto diciamo, professionale ed elegante, nero opaco con logo Defa invece monocromatico,
lucido, l'effetto lucido, e ogni rossetto contiene 3,5 grammi di prodotto con un PAO di 12 mesi. E sui miei vedete già applicate le mie famose etichette, perché il nome e il numero del rossetto lo trovate qui in basso, su questo piccolo adesivo posto alla base del rossetto. E sapete che io, insomma, non sono dotata di una buona vista, e quindi per me è difficile leggerlo. E vi mostro quindi le quattro tonalità che ho ricevuto, partendo quindi in ordine ovviamente numerico. Il primo colore che vi mostro è questo splendido nude, un nude rosato, è il rossetto numero 002 e si chiama Utopia, o Utopia che dir si voglia. Facciamo lo swatch ed è un nude rosato davvero stupendo, perché è un nude di quelli, diciamo, non effetto correttore, non è un nude cancella labbra, ma è un nude che va ad esaltare le labbra. Diciamo che in realtà in questo momento su di me non rende al massimo, perché comunque ho un residuo di abbronzatura, sicuramente lo apprezzerò di più nei prossimi mesi. Ed è comunque un nude splendido che ha un sottotono, come vedete, neutro caldo, quindi secondo me si adatta davvero su molte carnagioni. È un rossetto che rende davvero le labbra sensuali, carnose, ma sempre molto naturali, ed è una bomba, è splendido, abbinato con un trucco occhi intenso. È veramente un bellissimo nude. Ora, il secondo rossetto è il numero 006 e si chiama Eight Love. Questo è un colore fantastico, eccolo qui. Questo è il colore dello stick, davvero accesissimo. È un rosso aranciato, in realtà più arancio che rosso. È un colore caldo, intenso, veramente vitaminico, quasi neon sulle labbra. Davvero un colore sicuramente per labbra in primo piano. Guardate che meraviglia il colore di questo rossetto. È uno spettacolo, quasi neon, come vi dicevo. Sicuramente è una nuance che io preferisco indossare più in estate che in inverno, ma è veramente splendido ed è un colore che illumina in un secondo l'incarnato. È veramente bellissimo. E già da questo, penso ancora più che dal primo, vi potete rendere conto della texture favolosa di questi rossetti. Sono proprio un velluto, una coprenza estrema, veramente sono davvero fantastici a livello di formulazione. E io, sapete che comunque sui rossetti opachi, insomma, che sono la mia passione, sono abbastanza esigente. Il terzo colore, quello che indosso, è il mio preferito tra i quattro che ho ricevuto, è il numero 008 e si chiama Beautiful Mess. Lo adoro perché lo trovo molto attuale e molto particolare. Infatti non credo di possedere un colore simile. È un mix tra un marroncino, un arancio e un rosso, un colore caldo e arrugginito, che trovo davvero delizioso e molto chic per questo periodo autunnale. Guardate quanto è bello questo rossetto. Come vi dicevo, è davvero una nuance difficile da trovare. Infatti, trovare una matita per questo rossetto è stata un'impresa. Sono riuscita alla fine, ho trovato una matita comunque irreperibile in Italia, quindi non ha senso mostrarvela, però questo a conferma, insomma, della particolarità di questa nuance, quindi non è assolutamente un colore facile da trovare, e quello che indosso è veramente un colore adorabile. Questo ve lo consiglio davvero al 100%, insomma, per questa stagione è un colore davvero adorabile. E poi, infine, il numero 009 Montmartre. Questo sono sicura che piacerà a tante di voi, perché è un colore assolutamente molto molto di tendenza. E si tratta di un mix tra un bordeaux e un viola, cioè un bordeaux violaceo, sicuramente scuro, intenso e molto sofisticato, veramente un colore bellissimo per labbra vampi, quindi davvero, insomma, molto attuale. Eccolo qua, è un rossetto strepitoso. Voi sapete che io non amo i colori molto scuri, però questo l'ho indossato l'altro giorno, vi assicuro che è splendido, e mi ha colpito la sua coprenza perfetta e uniforme con una sola passata, nonostante sia un colore abbastanza intenso, e quando lo rimuovete lascia le labbra anche piacevolmente colorate. Davvero, insomma, bellissimo.
Bellissimo. Queste sono le quattro tonalità che io ho ricevuto, sono molto diverse tra loro e a me piacciono molto tutte e quattro, anche se ovviamente i due colori più autunnali sono senz'altro gli ultimi due. Quindi questi sono i miei quattro rossetti Defa Velvet Matte Lipstick e questi sono invece tutte le nuance, quindi che saranno disponibili tra pochi giorni sul sito Defa. E quindi io sicuramente non posso, devo assolutamente consigliarvi se amate i rossetti opachi, un giretto sul sito Defa dal 20 al 31 ottobre per approfittare quindi della promo e acquistare quindi questi rossetti con uno sconto del 10%. Io li ho apprezzati davvero tantissimo, non solo per quanto riguarda i colori, ma assolutamente per la formulazione. Mi piace molto questo effetto velluto sulle labbra, questo effetto così corposo e il fatto che siano dei rossetti che stanno fermi al loro posto, non si muovono di una virgola e la sensazione comunque di comfort che rimane sempre viva insomma sulle labbra. Io quindi colgo l'occasione ovviamente per ringraziare Defa per l'opportunità quindi di provare in anteprima questa splendida novità. Io spero di esservi stata utile, vi invito ad iscrivervi al canale se non volete perdere i prossimi video e ci vediamo, io dico sempre alla prossima, ma in realtà in questo momento non so quando ci rivedremo perché purtroppo mi hanno messo praticamente a riposo assoluto a letto queste ultime 2 o 3 settimane, quindi difficilmente mi alzerò perché la bambina è un po' piccolina, quindi deve prendere peso e quindi la placenta deve stare appunto a riposo. Quindi io comunque spero di poterci vedere prima possibile. Vi mando un bacione a tutte quante.